Buongiorno a tutti da Luca di Scacciati di investire.biz, benvenuti in questa videoanalisi in collaborazione con Alb Forex. Andiamo subito sulla piattaforma di Alb in quanto abbiamo tantissime situazioni davvero interessanti da sfruttare per il nostro trading. Cominciamo con analizzare l'indice DAX che si trova in una situazione davvero molto molto interessante. Ci eravamo lasciati nell'ultima videoanalisi con i prezzi che erano a ridosso della trend line visibile in figura e, come previsto, i prezzi hanno subito un forte ribasso in linea con quella che è la stagionalità di questo periodo. Ora i prezzi sono scesi al di sotto di un importante livello di supporto che è disegnato appunto su questo grafico e proprio in questi minuti, proprio in queste ore in cui sto parlando, i prezzi stanno facendo un tentativo di rialzo al di sopra di questo livello, un tentativo di rialzo che sarà tutto da confermare. Infatti la giornata di oggi sarà decisamente una giornata importante, in quanto appunto se i prezzi dovessero chiudere al di sotto di questo livello davvero importante, perché lo vediamo appunto sul grafico, è un livello che ha svolto un importante compito sia di resistenza in passato sia di supporto sempre nelle scorse settimane. È molto probabile che con un'apertura negativa degli indici americani i prezzi tornino al di sotto di questo livello, cosa che confermerebbe il trend al ribasso dell'indice. Un'eventuale apertura negativa delle borse americane farebbe ritracciare i prezzi, che tornerebbero al di sotto di questo livello, cosa che renderebbe molto probabile una continuazione al ribasso di questo trend, con un target nel medio termine in area 11.330, che altro non è che un supporto precedente molto molto importante. Ma andiamo a vedere anche quale è la situazione sull'indice S&P 500 americano. Infatti questo è l'indice più importante del mondo e i movimenti di questo indice poi influenzano un po' tutti gli altri indici nel mondo, compreso l'indice DAX. Qui la situazione è molto simile, in quanto abbiamo i prezzi che sono scesi anche in questo caso al di sotto di un livello molto importante, questo che sto evidenziando in questo momento, che altro non è che un'importante linea del collo di una figura che è il test e spalle, molto nota tra tutti gli analisti tecnici, una figura in questo caso ribassista che ha solo cominciato a sortire degli effetti appunto ribassisti sui prezzi. La cosa molto interessante però è che in questo caso non c'è solamente un test e spalle ribassista che sta pesando sui prezzi, ma ne abbiamo anche uno molto più grande, molto più importante, che vediamo disegnato in questo caso, che potrebbe generare un rimbalzo verso questo punto di resistenza, un vecchio supporto era diventato resistenza in area 2800. Qualora questo scenario dovesse verificarsi, da questo livello sarebbe molto probabile un ritorno al ribasso verso davvero dei prezzi molto più bassi, e in questo caso sarebbe molto probabile il raggiungimento del livello di 2600 punti di S&P 500. Come abbiamo fatto a trovare questo livello? Beh, quando si parla di teste e spalle, per proiettare un target, quindi un obiettivo di prezzo, bisogna semplicemente proiettare quella che è la distanza dalla testa alla linea del collo verso il basso, e in questo caso appunto troviamo un obiettivo in area 2600. Andiamo a vedere il grafico di Tesla, noto produttore di auto elettriche. In questo caso nelle scorse videoanalisi avevamo visto come avevamo raggiunto il livello di $200 per azione, che era appunto il nostro target iniziale, dato che avevamo sfruttato tutto il ribasso su questo titolo. Ci aspettavamo, speravamo più che altro, in un rimbalzo dei prezzi che non è mai arrivato, rimbalzo che avremmo sfruttato per rimetterci nuovamente al ribasso sul titolo, ma il titolo continua ad avere problemi, continua a scendere imperterrito, tanto che, come vediamo sul grafico, i prezzi sono arrivati in questo momento a 178
dollari ad azione. Davvero un ribasso importantissimo, erano anni che non si vedeva un ribasso così importante su un titolo famoso come Tesla. I prezzi in questo momento stanno approcciando e stanno rompendo il minimo dell'ottobre 2016. Se questa rottura dovesse essere confermata, il target naturale del movimento potrebbe essere appunto l'area di 140 dollari per azione. Davvero, se questo dovesse capitare, e tutto lascia intendere, fa sembrare che il ribasso abbia solamente voglia di continuare, davvero sarebbero grossi problemi per Elon Musk e per tutta Tesla. Andiamo a vedere un secondo titolo, una seconda azione americana quotata sempre sul Nasdaq. Stiamo parlando di Netflix. Netflix è stata una delle aziende che più è cresciuta negli ultimi anni, spinta davvero da delle aspettative grandissime sul settore dello streaming online. I conti continuano a essere positivi per questa azienda, che però deve affrontare delle sfide sempre maggiori. Infatti i grandi player come Amazon, Apple e anche chiaramente Disney stanno entrando all'interno del mercato dello streaming, e il titolo in borsa comincia un po' a soffrire. Infatti vediamo che negli ultimi mesi, da inizio anno praticamente, il titolo ha continuamente rimbalzato su questo supporto in area 345, che proprio nelle scorse ore è stato rotto al ribasso. Il fatto che un livello così importante, toccato più volte dai prezzi, sia stato rotto al ribasso è sintomo proprio di una debolezza crescente, di un calo sostanzialmente anche dei margini in quello che è un business dove fino a poco tempo fa Netflix era leader incontrastato. L'arrivo dei competitor e soprattutto la lite con Disney, che ha deciso di eliminare dalla piattaforma Netflix tutti i propri contenuti, sta davvero pesando sulla fiducia degli investitori. In questo caso il target di movimento per questo ribasso sarebbe in un primo caso 317 dollari, e se anche questo livello non dovesse supportare un'eventuale ripresa dei corsi, i prezzi potrebbero tranquillamente scendere fino al livello di 272 dollari per azione. Chiaramente l'andamento del titolo verrà influenzato anche da quello che sarà l'andamento generale del mercato, e come abbiamo visto nell'analisi dell'S&P 500 non sembra che ci siano delle buone notizie in merito, dato che la struttura in particolare dell'indice S&P 500 è davvero una struttura debole, che potrebbe portare degli importanti ribassi soprattutto nel periodo estivo che ci accingiamo a vivere. Io vi ringrazio per aver seguito questa videoanalisi. Se volete provare la piattaforma che abbiamo utilizzato in questa videoanalisi, vi invito a visitare il sito alb.com, trovate comunque tutti i link in descrizione della videoanalisi, a richiedere un conto demo qui in alto a destra, oppure se siete già pronti per operare con un conto reale potete richiedere appunto l'apertura di un conto reale sempre qui in alto nel sito. Grazie e buon trading a tutti.